Ciao bambini, ben ritrovati, sono sempre io, Marta. Oggi passeremo del tempo insieme leggendo una bellissima favola. Siete pronti a scoprire quale? Questa settimana rimasiamo in Africa, ma oggi vi leggerò una tra le favole più belle di tutti i tempi, amate sia da grandi che dai piccoli. Avete capito qual è? Ebbene sì, sto parlando della storia del Re Leone. Su, forza, iniziamo! Una splendida mattina sorge sull'Africa. Tutti gli animali della savana si dirigono alla rupe dei re, dove il re Mufasa e la regina Sarabi li accolgono calorosamente. Sulla cima della rupe appare il babbuino Rafiki, il vecchio saggio, e presenta agli animali un cucciolo di leone di nome Simba. Tutti accolgono il nuovo venuto con versi di gioia. Con la sua nascita inizia un nuovo cerchio della vita. Solo uno degli animali non ha partecipato alla cerimonia. Si tratta di Scar, fratello di Mufasa. Il suo sogno è quello di diventare re e perciò è molto geloso di Simba, a cui spetta per diritto il trono. Qualche tempo dopo, Scar, architetto un piano terribile per sbarazzarsi di Mufasa del piccolo, racconta al Lorencino che proprio sotto la rupe dove vive c'è un cimitero di elefanti dove è pericoloso avventurarsi. Vinto dalla curiosità, Simba decide di andare. Invita anche Nala, la sua amichetta. L'uccello Zazu, il consigliere del re, è con loro. Ma i due leoncini riescono a sfuggire al suo controllo, nascondendosi in mezzo agli altri animali. Simba e Nala si sono appena avventurati nel cimitero degli elefanti, quando compaiono all'improvviso tre iene fameliche, pronte a gettarsi su di loro. Per fortuna arriva Mufasa, che con una zampata scaccia le iene. Il re era stato avvisato da Zazu e si era precipitato subito in aiuto dei cuccioli. Mufasa riporta i due leoncini nella terra del branco. Mufasa è molto arrabbiato. Papà, volevo solo dimostrare di essere coraggioso, come te, dice Simba per scusarsi. Il re sorride. Devi ancora imparare a essere saggio. Guarda le stelle, Simba. I nostri antenati ci guardano dal cielo, saranno sempre lì per guidarti. E anche io un giorno. Nel frattempo, Scar non ha ancora rinunciato al suo piano malvagio e sta complottando con le sue amiche iene. Il giorno seguente, Scar si avvicina a Simba e gli dice: Tuo padre ti ha preparato una bellissima sorpresa e mi ha chiesto di portarti in fondo alla gola. Scar dice a Simba di aspettare lì e lo lascia da solo. A un segnale di Scar, le iene corrono verso un enorme branco di gnu e lo spingono verso Simba. Per fortuna, il leoncino riesce ad arrampicarsi sul ramo di un albero senza essere travolto. Scar corre da Mufasa e, fingendosi preoccupato, gli dice che il figlio è in grave pericolo. Il piano purtroppo funziona alla perfezione. Mufasa si lancia fra gli gnu e porta Simba in un luogo sicuro. Il re riesce poi ad aggrapparsi alle pareti del burrone. Vede in alto Scar, lo chiama in suo aiuto, ma il fratello malvagio lo spinge giù. Il povero Mufasa precipita. Non appena la mandria di gnu è transitata, Simba corre dal suo papà. Purtroppo il grande re non ce l'ha fatta. In quel momento appare Scar. Il leoncino non ha visto che è stato lo zio a spingere giù suo padre e pensa di essere lui la causa di tutto. Mio papà stava cercando di salvarmi, dice fra i singhiozzi. È stata tutta colpa tua. Se non fosse stato per te, il re sarebbe ancora vivo. Vattene e non tornare mai più, ruggisce Scar. Simba fugge e non sente che Scar ordina alle iene di ucciderlo. Simba riesce a fatica a sfuggire alle iene e, correndo senza meta, finisce nel deserto. Il povero leoncino è sfinito e crolla a terra.
Per fortuna, una mangusta e un fagocero si prendono cura di lui, lo mettono al riparo, lo sfamano e gli danno da bere. Simba fa amicizia con Timon, la mangusta, e con Pumba, il fagocero. Finalmente il leoncino ha una nuova famiglia. Passano le settimane e Simba, un poco alla volta, è diventato uno splendido leone. Un giorno sente i suoi amici chiedere aiuto. Sono attaccati da una giovane leonessa affamata. Con un balzo Simba si mette in mezzo. I due leoni lottano, ma a un tratto Simba riconosce Nala, la sua amica d'infanzia. Nala racconta a Simba che Scar è diventato re e tutti gli animali hanno paura di lui e del terribile branco di iene. «Sei tu il re legittimo, devi tornare!» dice Nala. Simba, però, non se la sente di tornare alla terra del branco perché è convinto di essere responsabile della morte del padre. Quella stessa notte il vecchio saggio Rafiki va a parlare con Simba. A un tratto il giovane leone vede apparire in cielo l'immagine di suo padre e sente la sua voce che gli dice: «Figliolo, tu sei il vero sovrano e il tuo popolo ha bisogno di te. Il tuo posto è alla rupe dei re». Così Simba decide di tornare al fianco degli altri leoni e di sua madre. All'improvviso un tremendo ruggito rimbomba la rupe dei re. Scar si trova faccia a faccia con un enorme leone che in un primo momento scambia per Mufasa. La regina però riconosce subito suo figlio. Simba è attaccato dalle iene e si lancia giù dalla rupe finendo davanti allo zio che, avanzando verso di lui, gli dice: «Ucciderò te come ho ucciso tuo padre!» Simba ora ha scoperto la verità. Furibondo sale nuovamente sulla rupe e si lancia su Scar che precipita nel vuoto. Finalmente Simba è re e sceglie Nala come regina. C'è un nuovo principe alla rupe dei re. Nala e Simba hanno dato alla luce un leoncino. Quando Rafiki, il vecchio saggio, presenta il nuovo venuto agli animali delle terre del branco, tutti sanno che è ricominciato il cerchio della vita. E anche per oggi il nostro tempo insieme è terminato. Spero vi sia piaciuta la lettura di questa favola. Vi aspetto al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non mancate! Ciao bambini!